Tragedia in un appartamento di Saronno dove Teresa Rotondi, 81 anni, è stata trovata morta nella camera da letto segnata da ferite, mentre suo figlio Stefano Rotondi, 54 anni, si è impiccato poco distante. L'accaduto, apparentemente un omicidio-suicidio, è stato motivato dalle condizioni di salute gravemente compromesse di Teresa, secondo le fonti investigative. I corpi sono stati scoperti da una vicina di casa l'8 gennaio, che ha subito allertato il personale sanitario e i carabinieri. L'autopsia sarà eseguita per determinare le cause della morte e stabilire l'orario del decesso. Questa tragica vicenda, una solitudine sofferta, rappresenta un enigma ancora da chiarire.